Da oggi Fontivegge ha un binario in più, si chiama binario 5 ed era un non luogo che oggi si declina a luogo, con un nome e una scommessa partita da lontano su cui l'amministrazione ha tanto creduto fino a farlo diventare uno dei progetti simbolo di questa legislatura, il co-working di Fontivegge. Un luogo aperto alla promozione della cultura imprenditoriale, un polo culturale di formazione con un design unico, moderno, con comode scrivanie, sale riunioni, sale eventi, sale relax, dove liberi professionisti, start-up, giovani, piccole aziende potranno sviluppare progetti di successo, accompagnati da mentor qualificati, avere opportunità finanziarie e una fitta rete di servizi, digitali, wifi, stampante, scanner condivisione, che metteranno in sinergia e in connessione i futuri co-worker. Eccoci. Perfetto. Un progetto nuovo, innovativo, che rilancia Perugia nel mondo, nel circuito delle grandi città europee, un luogo in cui non solo abbiamo deciso di rilanciare, grazie al quale abbiamo deciso di rilanciare un quartiere, ma abbiamo deciso di dare un'impronta chiara a quella che è la vocazione di sviluppo di questa città, il luogo in cui i giovani talenti di questa città potranno trovare non solo il luogo dove lavorare, ma poter elaborare le proprie idee, vederle supportate da esperti di settore, svolgere processi di formazione, ma trovare anche chi prenderà queste idee e le trasformerà in un'azienda accompagnandole attraverso i processi di accelerazione e incubazione nel mercato e li aiuterà anche a trovare capitali per coltivare il loro sogno di impresa. Un luogo che connette, dicevamo, Perugia all'Europa, riafferma il suo ruolo baricentrico in Italia ma in Europa anche nell'innovazione digitale e soprattutto un luogo che consentirà ai giovani talenti perugini, grazie anche a una continua collaborazione con l'università, di coltivare in questa città i propri sogni di impresa senza dover prendere un treno che li porti lontani da questa città. Da oggi il treno dell'innovazione parte da Perugia. Allora, siamo in una delle sale del co-working. Qui ci saranno, arriveranno, immaginiamo, giovani che vogliono cominciare un lavoro e sperimentare e innovare. E innovare, qua arriveranno tanti giovani, speriamo, ma ci contiamo, perché stiamo lavorando da tempo con l'università, con spazi di aggregazione giovanili, con i comitati di quartiere. Arriveranno giovani e non solo, che hanno voglia di innovare in una città che ha una vocazione importante all'innovazione, alla cultura, che riprende da questo luogo simbolico, perché lavoriamo a riabitare un quartiere che ha fortemente bisogno di coesione, di innovazione, di sviluppo, e lo faremo da qua, lo faremo da Binario 5, dentro un posto in cui, oltre che affittare scrivanie, lavoreremo a costruire opportunità formative, a costruire eventi, a fare masterclass, a fare tanti percorsi formativi di riqualificazione per aziende, dirigenti, liberi professionisti che potranno, insieme anche con appunto l'università, usufruire di tante opportunità di innovazione e sviluppo, e accompagneremo allo startup aziende in fase di nascita, con fondi di investimento, con risorse finanziarie che abbiamo già iniziato ad aggregare dentro una sorta di holding attraverso la quale finanziare le startup più innovative che potranno nascere da Binario 5. Alla presentazione dello spazio e dei servizi offerti sono intervenuti il sindaco Romizzi, la D di Fondamenti Andrea Fora, la D di Social Fare Laura Orestano, il presidente di IRECOP Carlo Di Somma, il magnifico rettore dell'Università degli Studi Franco Moriconi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Giampiero Bianconi, che ha contribuito alla realizzazione dello spazio, e alcuni partner finanziari e universitari di Fondamenti che saranno impegnati nell'offerta dei servizi stessi. Tutte le informazioni sul sito www.binario5.it.